amici di The Royal Fan, io sono Ferdi, buongiorno. Arrivato il pacco dall'India con gli accessori che avevo acquistato, vale a dire lo scarico e poi ci dovrebbe essere un portapacchi, sempre per la media oltre 50, e poi dei coprisella, delle cover, le chiamiamo noi, e poi degli altri accessori che ha detto il mio supplier Sharma Manav, che mi ha mandato. Quindi andiamo ad aprire sto pacco, ora vedrete che le immagini andranno più veloci, perché qui per montare tutto sto ambaradan non ci vuole poco, ok? Allora, a fra poco. Allora, abbiamo finito di aprire sto pacco. Qui dovrebbero esserci le cover per i sedili. Queste sono originali Royal Enfield, non sono di manifattura di qualche artigiano, ma sono proprio della Royal Enfield. Questa è per il sedile posteriore. E questo per il sedile anteriore. Ah, c'erano due paia. Non mi ricordavo di averne ordinato due paia. Vabbè. Quindi due paia. Uno lo terrò per me e uno per chi lo volesse e lo posso usare. Poi, queste le vediamo dopo. Il backrest. Backrest. Come si chiama in inglese. Però è un portapacchi leggero, non è molto pesante, meno male, penserà sui 2 kg credo io, quindi abbastanza leggero. Fattura è molto bene, verniciatura discreta, niente di eccezionale, però mi piace, lo monteremo. Questa qui la lasceremo per dopo, l'aprirò dopo, poi ve la faccio vedere. Ora vediamo gli accessori che aveva detto che mi avrebbe mandato Sharma per farmeli vedere. Questo dovrebbe essere un copri serbatoio per i freni. Per i freni, e questo non lo so, non so che cosa sia. Vediamo, è la pompa, vabbè, poi lo scopriremo. Red Rooster, secondo me è il migliore scarico che è stato fatto al momento per la Meteor 350. Ci sono vari modelli, nero, io ho scelto quello cromato perché si deve adattare alla mia Black. Andiamo a vederlo. Questo tipo di scarico prevede varie configurazioni. Infatti si può eliminare il catalizzatore e usare come finale il prodotto originale, oppure si può montare tutto quanto, cioè questo raccordo che va appunto ad eliminare il catalizzatore. Qui c'è tutta la bulloneria, c'è poi un supporto che ospiterà il gommino di fine battuta del paletto centrale. Ed ecco il silenziatore, volevo vedere come era fatto. Non è leggerino, ragazzi, non è leggerino. La cromatura sembra buona. Andiamo a vedere un po' dal vivo.
Ecco qui il logo Red Rooster. La cromatura mi sembra molto ben fatta. Va bene. Abbiamo finito questo unboxing. Questo scarico per il momento io non lo monterò. Preferisco accumulare un po' di chilometri sulla mia Meteor prima di montarlo. Però ci sarà. Vedete, ora c'è il BDB Killer. Questo qui si può togliere per avere uno scarico più libero, però io credo che faccia abbastanza rumore senza il DB Killer. Quindi io molto probabilmente lo userò col DB Killer. Va bene, questo è tutto, vi saluto, ciao ciao da Ferdi, ciao!